Siamo Elisabetta, Sebastiano e Ondina. Da 6 anni viviamo e viaggiamo a bordo del nostro camper. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo percorso 30.000 km tra Balcani, Turchia e Norvegia. E ora ci troviamo in Sardegna, terra natia, per realizzare diversi progetti prima della partenza verso nuovi continenti. Iscriviti al canale per seguirci in questa avventura. Ci stiamo spostando, siamo in Barbagia e oggi andiamo a fare una breve escursione in un posto della mia zona, nella Barbagia di Belvir. Pronti? Uè, Ricky? Ciao! Quindi adesso ci mettiamo in strada e ci dirigiamo verso il fiume Endosa. Il fiume Endosa è un fiume che scorre nella Sardegna centro-meridionale, con una lunghezza di 127 km è il secondo fiume della Sardegna dopo il Tirso, ma primo per portata media annua. Nasce nel massiccio del Gennargentu, sulle pendici est del Monte Perdaira e sud-est di Punta la Marmora, che con i suoi 1834 metri è la vetta più elevata della Sardegna. Siamo arrivati nel parcheggio che è il limite che si può percorrere con l'auto, da qui in poi andremo a piedi. Il problema è che saremmo dovuti andare da un'altra parte, però la strada era messa molto male, quindi abbiamo cambiato località e siccome essendo un fiume ci sono diversi punti dove ci sono delle piscine naturali, siamo andati nel punto più lontano, è un po' tardi però diciamo che era la strada più accessibile in questo momento. E adesso ci mangiamo il panino al volo alle 4 di sera e poi ci incamminiamo, andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Adesso è 2 anni che non andiamo lì, quindi speriamo che sia ancora così come l'abbiamo lasciato 2 anni fa. Chissà se che spettacolo, Minzi. C'è l'acqua che è un cristallo. Cioè, guarda l'acqua, che spettacolo. Speriamo di ricordarci la strada. Stiamo scendendo. C'è un punto bello ripido qua. Noi ci eravamo stati 3 anni fa. Ed è un posto dove non viene nessuno. Per farsi il bagno è veramente un paradiso. Solo per pochi questo posto. Siamo arrivati in paradiso. Sentiero di capre stiamo percorrendo a strapiombo sul fiume Endosa. La strada per arrivarci è inesistente. Per fortuna però ci sono dei piccoli sentieri battuti dalle capre che scendono sicuramente al fiume per dissetarsi, ma in certi punti è davvero molto pericoloso. Adesso ci facciamo il bagno in questo paradiso, prima che faccia ombra, perché siamo arrivati molto molto tardi. Oh, bello! Seconda volta, sempre più bello questo posto. Siamo fatti il bagno in queste piscine naturali, siamo completamente soli, si sta davvero benissimo. Sarebbe bello venire magari a dormire una notte. Il problema è che qui non prende il telefonino e siamo totalmente isolati da tutto e tutti. Infatti c'è un silenzio, si sente solamente il suono della cascata che c'è qua vicino. Si sta davvero troppo bene. Un paradiso. Cosa stai mangiando? Ricotta salata buonissima. Non la metto lì. Ecco il fiume dietro. C'è un panorama dietro di te. C'ho 10 secondi. Magico. Bellissimo. Qua. Agli argini del fiume vi è da contorno un bosco incantato. E la presenza di pietre sicuramente lavorate dall'uomo, sparpagliate di qua e di là,
ci ha fatto venire il dubbio che un tempo ci fosse un villaggio nuragico o prenuragico, magari spazzato via dal fiume nel corso dei secoli. Sì, perché in inverno può essere davvero pericoloso avventurarsi per questi sentieri. Ci sono state annate che è uscito dagli argini spazzando via tutto quello che si trovava davanti. In posti come questo l'immaginazione prende il sopravvento, ancora di più quando non si sa con certezza quello che è accaduto ai nostri antenati nuragici e ai loro villaggi creati con la pietra. Davvero bellissimo, incredibile quello che Madre Natura ci regala. Poi il fatto che sia così remoto questo posto lo rende ancora più magico perché c'è un sacrificio dietro. Tra l'altro, lì c'è anche una cascata. Dopo aver fatto il bagno nelle piscine naturali ci siamo fermati a prendere more. Si vede dalla bocca, ce l'ho viola. Stiamo mangiando more come se non ci fosse domani, sono dolcissime. Tra l'altro abbiamo anche visto un muflone. Cioè, bellissimo proprio. E Ondina si mangia il more. Questo è quello che succede quando si riprende con il telefono. Involontariamente ho messo il dito sul microfono e quindi l'audio si sente pochissimo. Comunque abbiamo scoperto che Ondina va pazza per le more. Thrown in a van to 1,000 miles back, a better time. And how many souls and times that I've told of places that I'd want to be. And how many days when I could have stayed. Instead of just getting up to leave and given we make time, I'll meet you down the line. Ed eccoci qua di nuovo in strada. In strada, ci stiamo spostando, eravamo qualche giorno in Barbagia, ne abbiamo approfittato per fare qualche lavoro, continuare qualche lavoro qui. Abbiamo fatto un'escursione al Flu Mendoza come avete visto e adesso ci siamo rimessi in strada per ritornare in Campidano, continuare i lavori sul camion perché entro fine settembre dobbiamo avere il camion pronto. Ovviamente i paesaggi cambieranno nuovamente e cercheremo di portarvi con noi anche per questo piccolo breve viaggio. Siamo arrivati da Mannu finalmente. C'è una differenza di temperatura tra la Barbagia e il Campidano quasi di 10 gradi. Infatti ieri sera a Bellevue faceva davvero molto freddo, abbiamo dormito con le finestre chiuse, mentre qui in Campidano c'è davvero molto caldo, addirittura abbiamo il ventilatore acceso, cosa che attualmente a Bellevue sarebbe impossibile perché c'è davvero freddo. Questa breve pausa dal viaggio ci sta facendo riflettere molto. Ci spostiamo da una parte all'altra per ultimare tutte quelle cose che ci siamo lasciati alle spalle prima della partenza. Nel mentre, lavoriamo per tirare su qualche soldino e al tempo stesso ci prendiamo cura del nostro Manu. Ci mangiamo un'insalata con la verdura dell'orto del nonno di Eli, quindi più sana di così non ce n'è. La vendita si sta rivelando più ardua del previsto. Questo tipo di mezzo non è adatto a chiunque, perché ovviamente non è un camper da vacanze settimanali, ma un vero e proprio stile di vita. E poi vorremmo che i successori rispecchino un po' il nostro spirito d'avventura. Per quanto sia un camper, per noi è sempre un membro della famiglia che ci accoglie e ci protegge. Or there's never an option.